Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere i miei snack sani e leggeri, ma soprattutto sani, genuini e buonissimi, che potete fare ovviamente super super facili, quindi sono semplici spunti che potete fare come spuntini, quindi anche merenda, colazione, quel che volete. Iniziamo subito. Il primo è fatto con queste bellissime pagnottelle che ha fatto mia mamma. Sono troppo troppo belle, una giallo aperta. Sono super soffici e morbidissime di pane integrale che ha fatto lei. Casomai faccio la video ricetta perché ha fatto una ricettina super leggera e veloce ed è bravissima. E poi ha questi meravigliosi fichi che io adoro. Secondo voi cosa si fa? Cosa si fa? Ta-da! Ecco qua, le focaccelle di pane integrale con i fichi. Guardate com'è invitante. C'è una cosa troppo troppo sana, buona e genuina che io personalmente adoro. Vicino un bel bicchiere di latte vegetale. In questo caso oggi ho messo questo di macadamia che anche adoro tantissimo. E buono spuntino sano. Merenda fatta con queste buonissime gallette di mais che sono quelle che abbiamo comprato al Carrefour. Io e Nancy le abbiamo fatto il video vlog sempre su questo canale e praticamente noi ci mettiamo questa golosissima crema di mandorle. Già vi ho fatto vedere quella di nocciole, penso quella di mandorle non ve l'avevo mai fatta vedere. Anche questa qua la compro sui vari siti biologici, è proprio mandorle pure. Non ha grassi aggiunti, è solo mandorle, zuccheri, non ha nulla. Ed è troppo troppo buona e praticamente io ce la spalmo qui sopra ed è buonissima. Ecco qua, guardate che bello snack anche per un aperitivo, troppo troppo carino, guardate, fa la sua figura. Praticamente ci ho spalmato tutto questo, ho messo anche un po' di mandorline e poi questi spiedini fatti con le olive e i pomodorini per dare un po' di colore al naturale e a tutto il resto. Buon appetito! Ecco qua un altro spuntino, ragazze, che ho pensato per voi, che è molto molto leggero, light e dietetico, assolutamente con poche calorie, quindi per voi che mi chiedete sempre questi consigli per stare in forma, ed è spezzafame, quindi ad esempio se voi, non so, tornate, avete fame, non è pronta ancora la cena, avete un buco nello stomaco, volete buttare sulle patatine fritte, su qualcosa di Oppure molto... dopo cena, se la cena non vi ha Oppure, soddisfatto. dopo cena, qua sta anche ne Nancy, se qualcuno se lo chiede. Infatti, io ho finito di mangiare, ora voglio spezzare un po' la fame, che ho ancora Sì, fame. ma anche come aperitivo, ad Sì. esempio, no? Come spuntino pomeridiano, come aperitivo, insomma, quel che volete voi. Le verdure semplicemente tagliate sottili, quindi tipo in pinzimonio, e condite con questa salsina, ovvero immerse ognuno in questa salsina. Ovviamente ognuno va dato il contenitorino con la salsina a persona, le verdurine. Si inzuppano e si mangiano e questa salsina è una salsa speciale che già vi ho detto in altri video che io faccio molto molto leggera. Una salsa che io faccio in alternativa a tutte queste salse in commercio, diciamo salsa greca, maionese che sono molto molto grasse. Io faccio questa qua, è fatta in casa, completamente sana e leggera. Se volete vi faccio il video di questa salsina, è molto molto buona e noi la usiamo non solo per le verdure ma anche ad esempio la mettiamo nella piadina, nei panini. È saporitissima, quindi fatemelo sapere se lo volete, vi faccio il video. Io ho messo cetrioli, carote e finocchi. Voi ovviamente potete mettere qualsiasi qualsiasi verdura avete voi, anche ad esempio l'insalata, anche delle foglie di insalata, qualsiasi. Pomodoro. Mangiamo. Mangiamo. Ciao. Ciao. Mua, 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 mua.